interrogazioni e controinterrogazioni. Forse qualcuno lo sa, ma quei pochi, non c'è nessuno nei consigli comunali. Noi li facevamo in piazza perché non avevamo paura di confrontarci, perché ritenevamo e riteniamo che i cittadini devono essere coinvolti, che i cittadini devono sapere, devono assistere. Costoro si chiudono nell'aula consigliare e non mettono nemmeno più il manifesto di convocazione del consiglio comunale, per cui spesso i cittadini non sanno nemmeno che c'è il consiglio comunale, perché hanno paura e si chiudono. Abbiamo dovuto fare insistere da maggio, quando alla fin fine hanno risposto alla nostra interrogazione ad agosto, 2 giorni prima hanno fatto la determina per appaltare i lavori che erano già stati in parte fatti. Devo dirvi pure questo? Tant'è che ho detto, stendiamo un velo pietoso contro questa confusione, illegittimità di questa amministrazione, ma noi facciamo finta di non vedere molte volte per il bene pubblico. Se fossero stati costoro all'opposizione si sarebbero incatenati, ma come vedete la ruota gira. Io sono convinto che i cittadini incateneranno loro una volta per tutte, perché se ne arrivano nelle loro case. Ordinaria amministrazione, ho fatto una lettera, un'interrogazione giorni fa su una questione che riguarda tanti cittadini, il cosiddetto baratto amministrativo. Voi forse non sapete che c'è una norma della cosiddetta legge Sblocca Italia, una cosa carina, che permette ai cittadini che sono in debito con il comune perché non hanno pagato, non so, i tributi per la TASI, per la TARSU, per l'ICI, o ma per le stesse multe, e molte volte i cittadini sono, come devo dire, costretti ad andare a pietire all'amministratore la rateizzazione, oppure sono costretti, voglio dire, a subire ulteriori aumenti perché l'Equitalia, sapete com'è, eccetera eccetera. Il governo nazionale, che fra l'altro volevo dirvi una cosa, forse di questo doveva parlare anche il consigliere Perrone, sapete che l'IMU è stata tolta come l'IMU agricola, dal 2016 non ci sarà più, questo almeno credo che lo sappiate tutti quanti, perché questo governo ha deciso in qualche modo di togliere alcune tasse. Apro un'altra parentesi. Vi ricordate la vicenda del volantino no TASI, con le passo no TASI? Mi dispiace che a Paolo le cose ne vanno tutte storte, no? Da questo punto di vista è anche un po' scalognato, ci dispiace. Beh, il governo ha tolto la TASI dall'anno prossimo, dal 2016 non si pagherà più la TASI. E il governo, in cambio del mancato introito dell'IMU, della TASI, eccetera, eccetera, ha garantito ai comuni, giustamente, perché sennò i comuni sarebbero stati, diciamo, in mezzo ai guai, ha garantito il trasferimento di risorse pari a quello che i comuni avrebbero incassato con la TASI, con l'IMU, eccetera, eccetera. Con le passo non avrà una vita. Con le passo, con la TASI, non avrà un centesimo. Perché per farsi propaganda, pubblicità, no? Menozzi ha deciso l'anno scorso, o 2 anni fa, non mi ricordo, di non mettere la TASI a Collepasso. E ha fatto tanta propaganda, no TASI, comune di Collepasso, uno dei più grandi, no TASI, nostro capo TASI, scusatemi cittadini, perché poi quei 140.000 euro che dovevano entrare con la TASI, il governo non ce li darà più, cioè noi avremo in questo comune 140.000 euro, 140.000 euro in meno di trasferimento da parte del governo nazionale, e questo per un comune piccolo come Collepasso peserà enormemente. È inutile che i cristiani vanno dai sindaco e dice sindaco, non ci sono soldi, cioè per pagarsi, diciamo, a spese della collettività la campagna elettorale ha messo in difficoltà un comune. È scalognato? Non lo so. Decidete voi cittadini.
Io dico Mara Cinca tocca ministra la prossima fiata. E lo dico anche dal momento che tanti mi fanno pressione con, come devo dire, la prospettiva che saremmo, potremmo essere noi, se voi vorrete, a tornare ad amministrare. Mara Cinca torna qua ministra la prossima fiata, che tocca fare non soltanto Curcitumbra e Lambersa, ma deve inventarsi possibilità di avere ulteriori introiti. Vado veloce, capisco con Cesarino sta sbadiglia. Vado, allora, tre altri argomenti e poi chiudo perché non voglio tediarvi ulteriormente.